Giuseppe Rossi, finché tornerà ancora l'alba. Il sole aveva iniziato la discesa verso l'orizzonte, proiettando ombre allungate sul selciato. Fra i platini si intravedevano i tetti rossi delle case popolari e le imbarcazioni ormeggiate nella baia. Dovrei salire su una di quelle barche a tagliare l'orizzonte, pensò Morgan incamminandosi verso il porto. Questa città non ha più nulla da dire ormai. Dal bar giungeva l'aroma invitante del caffè e il vocio degli avventori che giocavano a carte. La brezza marina sulla pelle, nell'aria la piacevole scia del suo dopobarba francese, Morgan imboccò il lungomare. Scogli e sabbia si perdevano a vista d'occhio, con pescherecci e barche ormeggiate. I marinai riparavano le reti con grossi aghi e gesti antichi. Qualcuno, chino su uno strofinaccio che faceva andare avanti e indietro, lustrava il ponte. Morgan si sentiva prigioniero di quel porto, come una nave legata agli ormeggi. Aspettava di prendere il largo nel mare aperto di una vita nuova. La sua esistenza non poteva esaurirsi su quel lungomare. La sua presenza nel mondo doveva essere qualcosa di più. Le onde si infrangevano con fragore sugli scogli, inondando di mille spruzzi la sabbia e il selciato del lungomare. I gabbiani, librandosi nell'aria, effettuavano larghi cerchi sul mare, planando fino a sfiorarlo. Un movimento d'ali e riprendevano quota finché diventavano puntini di libertà nel blu. I loro stridi riempivano l'aria. Morgan si fermò a guardarli, come ogni giorno. Gli comunicavano serenità con i loro voli, suggerendogli di guardare le cose da un punto più alto, per non soffrire. Come farebbe se avesse le ali? Gli chiese un anziano indicando i gabbiani. Cercherei un mondo migliore, rispose Morgan, dove ognuno potrebbe narrare la propria storia, felice come quei gabbiani. È un vero piacere conoscere il ragazzo. Come si chiama? Morgan. Io sono Salim. Possiamo darci del tu? Senz'altro. Morgan, se avessi le ali, le offrirei di riparare un errore di tanti anni fa, confessò, seguendo con lo sguardo il volo di un gabbiano. Non ho ancora conosciuto chi non ha sbagliato mai, lo consolò Morgan. Io l'ho fatta grossa. Da allora le mie notti sono un tormento. Potessi tornare indietro e riparare quell'errore, sarei un uomo felice. Salim, non si può tornare indietro. È vero, però esiste un'isola su cui si trova una macchina del tempo. Basterebbe arrivarci. Vuoi dire una macchina per tornare indietro nel passato e andare nel futuro? Esattamente. L'hai sparata grossa, eh? Può mai esistere un congegno simile? Eppure esiste. Molti marinai mi hanno giurato sul loro onore di aver viaggiato nel tempo con quella macchina. Perché non dovrei crederci? Salim, Salim, non è possibile viaggiare nel tempo. Saranno stati ubriachi fradici quei marinai. Senti a me. Ma io quell'isola l'ho vista. Perché non dovrebbe esistere la macchina del tempo? Aspetta, aspetta. Hai visto l'isola? Tanto tempo fa. Ne vuoi parlare? È una lunga storia, rispose sedendosi su uno scoglio. Con profondi occhi verdi cominciò a scrutare il mare. Salim aveva un viso scarno, fronte prominente e larga, naso dritto e ben proporzionato, un sorriso che illuminava il volto nascondendo i neri pensieri che spesso gli affollavano la mente. I capelli d'argento, raccolti da una striscia di cuoio, cadevano su una maglietta a righe colorate che lasciava intravedere muscoli ancora marmorei. Pantaloni sdrucciti di jeans nascondevano due profonde, comode tasche in cui trovavano posto le sue cianfrusaglie. I jeans, sebbene di tessuto resistente, si erano allentati con il tempo, modellandosi alle forme del suo corpo, garantendogli comodi movimenti. Poteva sedersi dappertutto senza temere di rovinarli, si era così abituato a indossarli da non poterne fare più a meno. Erano come un'ultima barriera nella difesa della sua individualità. Oltre,
cominciava un mare in cui si navigava di tutto. Da piccoli pesci e predatori senza pietà, con qualsiasi altro pantalone, aveva l'impressione di trovarsi in una gabbia che limitava i suoi movimenti. E non vedeva l'ora di ritornare a quei vecchi ma comodi jeans. Il loro colore blu, del resto, gli ricordava quello del mare su cui, tra acque calme e pericolose tempeste, aveva navigato una vita ed era sopravvissuto. Tutto iniziò una sera d'estate, alla fine degli anni 50, cominciò Salim. I nonni di Robert festeggiavano le nozze d'oro alla presenza di amici, parenti e compaesani. Mi avevano invitato perché con Robert eravamo inseparabili. Con lui avevo condiviso i giocattoli e i sogni dell'infanzia. Lo stesso banco di scuola, i primi pugni contro la baby gang del quartiere per guadagnarci il rispetto, è il nostro spazio di libertà. Avevamo un rifugio segreto dove nascondere i nostri tesori più grandi. Bottoni, biglie colorate, giornalini illustrati e le spade di legno con cui ogni sera andavamo all'arrembaggio di galeoni spagnoli sul grande mare della nostra fantasia. Sembra che la tua sia stata un'infanzia serena, osservò Morgan. Sicuramente il periodo più incantevole della mia vita, anche se la mia famiglia non navigava nell'oro. Eravamo felici. Alla festa c'era quasi tutto il paese, accorso per fare gli auguri a una coppia che aveva ben operato nella collettività guadagnandosene il rispetto. Per allietare la serata avevano ingaggiato il complesso musicale del posto, formato da un gruppo di amici che condivideva la passione per la musica e il canto. Il batterista si chiamava Scott, capelli neri, ricci, lunghi, baffi ribelli, una sigaretta eternamente accesa in bocca, con due bacchette di legno, percoteva tamburi, piatti e campane, abbandonandosi ad assoli frenetici che scatenavano l'entusiasmo del pubblico. A volte, percotendo i tamburi con le sole mani, evocava ritmi di grande effetto che facevano pensare a praterie lontane dove uomini liberi godevano della loro libertà. Lo accompagnava la chitarra elettrica Elliot, biondo, capelli lisci, fisico asciutto, ossuto. Elliot amava comporre brani musicali che poi, arpeggiando le corde alla chitarra, proponeva al pubblico con la sua voce triste. Nel suo negozio di barbiere aveva sempre una chitarra appesa al chiodo e quando non c'erano clienti era il suo passatempo preferito provare nuovi accordi o le canzoni che aveva ascoltato al jukebox bevendo una birra. Alla pianora c'era Zed, grassottello, con pancetta rotonda e pochi capelli al vertice del capo. Sulle tastiere le sue mani sembravano elettrizzarsi saltando da un tasto all'altro con una velocità incredibile, spremendo gambe di emozioni che deliziavano i presenti. Anche lui amava comporre musica e, con gli anni, il repertorio del gruppo si era arricchito delle sue canzoni e dei suoi assoli per tastiera. Infine c'era il vecchio Barrett, il virtuoso della fisarmonica e del mandolino, inanellava valzer, tanghi e compariste, mazurche, polche e quadriglie, coinvolgendo in balli sfrenati gli spettatori che si ritrovavano sudati, fradici alla fine delle sue performance. Per la foga delle danze, molte dame si appoggiavano ai loro cavalieri con una mano sulla fronte, ritendo di gusto per l'ebbrezza delle vertigine provata. Il cantante del gruppo era Tony, aveva una voce melodica unica, coinvolgente, intonata, vibrante, capace di far sognare. Era convinto che la sua missione fosse il canto e che un giorno avrebbe sfondato. Aveva anche inciso un disco che, sebbene non avesse venduto nemmeno una copia, era la cosa più importante che lui riteneva avesse realizzato nella sua vita. «Prima o poi diventerò famoso», ripeteva, «basta il pezzo giusto». Salim estrasse dalla tasca una pipa con il cannello ricco di fregi. Pigiò con cura il tabacco nel fornello e accese un fiammifero strisciandolo contro il suo sdrucito pantalone di jeans. Aspirando aria dal bocchino con movimenti ripetuti delle labbra, diede fuoco al tabacco. La mamma di Robert, la signora Liz, aveva apparecchiato una grande tavolata in giardino con panini, rustici, panzerotti, frittelle, patatini, crackers, olive verdi, insalamoia, rana, arachidi e noccioline, il tutto intervallato da bottiglie di aranciata, limonata, Coca-Cola, acqua minerale, birra, bicchieri, piatti e posate.
Non mancavano macedonie di frutta che si affacciavano dalle pirofile con aspetto invitante. Alcune cordicelle tese tra gli alberi facevano sventolare bandierine variopinte, coccarde e nastrini colorati. Il complesso musicale era sistemato a un'estremità del porticato antistante giardino, lasciandone il resto come pista da ballo. I piedistalli metallici dei microfoni rettangolari davanti agli strumenti musicali, al centro quello del cantante, si mischiavano ai leggii musicali e ai fili di collegamento con gli altoparlanti. La batteria era composta da piatti metallici di vario diametro, campane tubolari, due tam-tam, una gran cassa e tamburi di varie dimensioni disposti a semicerchio intorno allo sgabellino del batterista. Tra gli altri strumenti musicali, una chitarra elettrica, una pianola, una fisarmonica e un mandolino. Il tutto collegato con fili elettrici a sintonizzatori e amplificatori, e questi alle casse dislocate strategicamente per un ottimale effetto sonoro dell'ambiente che non causasse distorsioni né fastidi acustici ai presenti. Gli invitati arrivavano uno dopo l'altro con il regalo per i festeggiati. Robert e i nonni li accoglievano con un sorriso e un saluto cordiale, li ringraziavano dei regali pregandoli di accomodarsi al tavolo per un rinfresco. I nonni di Robert erano seduti su sedie di paglia e legno da cui si alzavano per accogliere gli ospiti. Avevano ancora il vestito della festa con cui erano andati in chiesa la mattina e le scarpe nuove, lucide, che creavano qualche noia ai piedi. Se avessero potuto, avrebbero indossato gli abiti e le scarpe di tutti i giorni, ma il bon ton non lo permetteva. Le ragazze sfoggiavano abiti sgargianti e pettinature all'ultima moda con gocce di profumi francesi su gote, polsi e vestiti. Divise in piccoli gruppi intorno al tavolo dei rinfreschi o in giardino, sorseggiando una bibita, parlavano con le amiche del cuore, sottovoce, dei ragazzi più interessanti notati alla festa. Fra tutte, una attirò la mia attenzione.